C'è stata un'aggressione nel carcere di Frosinone da parte di un detenuto. Due agenti di polizia penitenziaria sono nel pronto soccorso dell'ospedale Spaziani. Due agenti in servizio nel carcere di Frosinone sono stati aggrediti da uno dei detenuti che stavano sottoponendo ad un controllo. È accaduto attorno alle 18. Il detenuto è uno di quelli che sono sottoposti a vigilanza dinamica, cioè sono liberi di uscire dalle celle e stare nei corridoi. La polizia penitenziaria di tanto in tanto va a controllarli. Ed è stato proprio durante uno di questi controlli che è avvenuta l'aggressione. Pare che gli agenti avessero notato alcuni movimenti sospetti e volessero accertare che tutto fosse in ordine, anche perché il detenuto era arrivato da poco tempo, trasferito da un altro istituto. C'è stata una colluttazione e sono finiti al pronto soccorso dell'ospedale Spaziani di Frosinone. Immediata la presa di posizione del sindacato FNS CISL. Il segretario regionale Massimo Costantino ha chiesto urgenti interventi al Dipartimento della Polizia Penitenziaria affinché vengano inviati rinforzi al più presto nelle carceri di Frosinone. E non solo, chiede che gli autori delle aggressioni non se la cavino con un provvedimento disciplinare come avviene oggi, ma vengano sottoposti a processo e condanna da aggiungere alla pena già in corso. Secondo fonti sindacali, per via della vigilanza dinamica, le aggressioni alla polizia penitenziaria sono aumentate del 70% durante il 2014 e la possibilità di circolare liberamente ha reso più facile anche i suicidi.